Scrivi qui sotto in un commento quanto anche tu volevi bene da 1 a 10 ad Alexander, signori. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you. E bella a tutti, signori. Oggi è un giorno molto 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 triste. Vabbè, rifacciamola meglio. E bella a tutti, signori, vedere qui questo nuovo video, ragazzuoli. Sono Dalox, e come avrete letto dal titolo, ebbene sì, signori, è come avete letto. Prima che questo video incominci, vi invito a rispondere alla domanda del giorno che troverà a fine video. E soprattutto, mi sono perso il cellulare, eccolo qua. Vado a salutare l'ultima persona che ha risposto correttamente alla domanda del giorno, che è Maso Nicola, un salutone, e soprattutto Edo Yate 13. Come avrete letto nel titolo, signori, Alexander è morto. Ovviamente, signori, è una cosa davvero molto molto strana, perché adesso vi mostrerò cosa succede se andrò a cercare Alexander su Google, signori. Lasciate un like, signori, se vi state chiedendo come. Se riuscite a mettere like con il mignolo, scrivete qui sotto nei commenti hashtag Talox, ce l'ho fatta. Andatemi a seguire soprattutto anche sul mio Instagram, perché i ragazzi che ho salutato oggi l'ho salutati da Instagram. Ok, ragazzuoli, adesso vi mostrerò cosa succede se andiamo a scrivere Alexander su Google, signori. Allora, era la prima volta che facevo una cosa del genere. Allora, accediamo subito al nostro Google. Momento di suspense. Voglio una canzone epica sotto. Intanto è messa male pure la fotocamera. Aspetta, troppo male adesso. La drizziamo subito. Ok, adesso è meglio. Allora, andiamo a digitare. Facciamolo bene. E intanto leggerete attrezzatura da campeggio, ma perché gioco a Fight List e spesso devo barare per vincere. Allora, Alex Hunter. Guardate cosa succede se scriviamo invio. Alex Hunter, guardate bene sulla destra. A parte che escono i miei video e quelli di Dexter e di altri youtuber. Guardate bene, signori, facciamo lo zoom. Alex Hunter, ci sono tutte le foto del nostro Alex Hunter che c'è nel The Journey, signori. Data di nascita 27 settembre 1895. Quindi adesso avrebbe più o meno 200 anni quasi. Quasi 200, 105 anni ci avrebbe in questo momento, 110. Nato a Renfrew, il Regno Unito. Renfrew, che è una città del Regno Unito, appunto. Decesso 1984 a New York, stato di New York, negli Stati Uniti, signori, nel 1984. Questo cosa vuol dire? Che questo è il vero Alexander, signori? Ebbene no, perché questa è una strozzata enorme che ha fatto Google, signori. Ha fatto morire il nostro Alexander. Non ci credo, guarda, non ci credo veramente. Hanno fatto morire Alexander, poverino, che non c'entra niente. E inoltre, attenzione, oltre che al fatto che specifica che è un calciatore, ci sono anche le immagini sopra, specifica anche la posizione, che è il portiere. E nella modalità del giorno, signori, che noi ormai la conosciamo bene, puoi fare tutto meno che il portiere. Oddio, signori, le risate, veramente. Ringrazio Edoardo, perché adesso vi vado a leggere anche il suo messaggio. Oggi mi scrive. Allora, mi invia gli screen, appunto, di cosa succede se andiamo a cercare la scritta Alexander su Google. Perché se si può scegliere il ruolo sul viaggio su Google è stato scritto portiere, nato nel 1895 e soprattutto già morto. Grandissimo Edoardo. E metto lo screen che me l'ha inviato e io gli ho risposto sotto: grazie mille, ci farò un video, perché è stata una cosa davvero troppo divertente, signori. Poi tra i consigliati, vabbè, da anche Jim Hunter, che non mi ricordo se il nonno si chiamava Jim, scrivetemelo qui sotto in un commento. E inoltre possiamo vedere che comunque sia non è lui il vero Alexander, perché se andiamo a vedere il vero Alexander, signori, il vero Alexander si chiama, aspettate che si carica, eccolo qui, signori, Edun Ade Tomiwa.
Eccolo qui, signori, il vero e unico Alexander che esiste, che è nato nel 1984 a Lagos in Nigeria e fortunatamente ancora non è morto. Cheat, domani morto ha detto mi è Edun, scontato. Quindi ragazzuoli, io spero che questo video, che era davvero molto ma molto ironico perché Google spesso ci riserva queste sorprese, vi sia piaciuto. Io vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Rispondete alla domanda del giorno, che è oggi è la seguente: come, attenzione, come si chiama il migliore amico di Alexander? Vediamo se ve lo ricordate, forza, scrivetelo qui sotto in un commento. Quindi ragazzuoli, io spero che se vi piace il like, come vedete, scrivete ancora di fatto, come sempre, qui dal Talox è tutto. T-Talox, T-Different, bella ragazzi.